Ciao a tutti, eccomi qua. Allora, stavo notando che ho i capelli che si stanno, che sembrano più scuri in video, che tanto per cambiare, visto che in video prima sembravano, quando erano bianchi, sembravano più. C'è la micia qua, c'ho sempre un ospite. Quando li avevo bianchi sembravano più gialli. Adesso che in realtà hanno delle sfumature molto più rosse, che non mi piacciono tantissimo, non vedo l'ora di togliermi, era un passaggio obbligato. Sembrano molto più scuri, invece ho voglia di andare dal parrucchiere perché iniziano a crescere, a me non crescono in lunghezza, crescono in volume, divento un fungone. Quindi non vedo l'ora. E poi c'ho questo, cioè vi giuro che ho passato mezz'ora prima del video a cercare di metterlo a posto. Comunque, va bene. Ciao a tutti, sono pronta per fare un video per parlarvi di un posto, perché chiedemelo di mia zona, così avrà delle informazioni, magari già lo conosce, non ha bisogno, ma anzi avrà da dare delle informazioni a me, quindi vi aspetto che commenti qua sotto su Instagram e su YouTube. Però, oltre che parlarvi di questo posto, vorrei parlarvi delle occasioni che si possono trovare sulla fine dei saldi, perché il primo giro va bene, lo capisco, lo fanno tutti. Io della verità che non sono una che soffre la confusione, la gente in generale, i saldi mi indispongono, tipo adoro andare da Te Zenis, io il primo giro da Te Zenis non ce la faccio, mi opprime un po' la musica, il caldo, il casino, il caldo del riscaldamento, no, non ce la faccio, non ce la faccio. Comunque, sono andata oggi con Santo subito, quell'uomo che mi ha sposato, Santo veramente subito, e l'altra piccina che è mia figlia, che abbiamo così, grazie al consiglio di un amico. Ciao, perché quella qua adesso ve la faccio vedere bene. Questa è Liz, guardate quanto è bella, non vuole stare in braccio. È una gattina bravissima, però decide lei quando vuole venire in braccio. Chiuso parentesi, grazie a un consiglio di amici, mi hanno detto attenzione che c'è una zona bimbi favolosa, quindi abbiamo praticamente insomma preso un bel zucchero filato, perché noi una volta a settimana diamo anche il dolcetto un po' più schifosetto alla bambina. Tra lo zucchero filato e la pausa gioco di un quarto d'ora in cui sempre Santo subito, quell'uomo sempre che mi ha sposato ha fatto giocare la bambina mentre io giravo, insomma siamo andati a Scalo Milano. Scalo Milano è appunto nella zona di opera Piero Emanuele, bellissimo, un centro commerciale in cui noi andammo tantissimo tempo fa quando era appena aperto e c'erano pochissimi negozi, bellissimo negozio della carta, la giallora, eccetera, eccetera, c'erano pochi negozi e ne erano sembrati diciamo un po' fuori budget e inizia a potermi il naso. Io devo chiedere se esiste una malattia, una fobia, un tic che comporta il prurito al naso quando uno riprende, ci sarà proprio, cioè, la malattia di quando uno ha malattia. Battuta a parte, non si parla di malattia per niente, però mi prende il naso. Sì, eravamo andati in quel periodo e eravamo rimasti un po' così. Adesso di recente tutti mi dicono: sai, sono andata a Scalo Milano, sono andata a Scalo Milano. E noi allora avevamo trovato dei prezzi un po' alti e poi avevamo trovato pochi negozi. Adesso, ragazzi, è bellino, è proprio bellino, per non dire bellissimo. Un sacco di negozi, si è mangiato benissimo da Rosso Pomodoro, anzi, andate da Rosso Pomodoro, sempre consiglio di amici, perché se si è andati un po' su presto, eccetera, si escono a mangiare cose sfiziose, pizza prima, vabbè. E ci sono tutti i tipi di ristorante etnico piuttosto che il McDonald's, eccetera. Il bello degli ultimi giri dei saldi è che trovi poi delle offertone pazzesche. A parte che ho visto delle New Balance, che maledetta me che le ho comprate a Pavia, le devo comprare lì, bellissime. Chiudiamo parentesi. Allora, per partire con un discorso sullo... Allora, ho voglia di comprarmi un portafoglio, un borsellino... un po' pregiato, miravo alla Guess piuttosto che Prada, eccetera, eccetera. Ma nel mentre, nel passaggio, sono tornata sempre al solito amore, Carpisa. Trovo questo carinissimo, ragazzi, è un banalissimo portafoglio. Aspettate che tolgo perché non ve lo voglio dire io il prezzo. È un banalissimo portafoglio con portacarte, portacarte. Mi piacciono sempre della Carpisa che sono curatissimi nelle tasche. Devo ammettere che si rovinano con facilità, cioè dopo un annetto e mezzo, 2 anni, non li reggo più, grande spazio per i soldi. Mi piace molto la fantasia, l'ho cercato non nero o non scuro perché è colorato nella borsa, lo ritrovo e lo voglio usare da... l'ho pagato 7 euro, ragazzi. 7 euro, ha una puzza strana. Non so se è di similpelle, non lo so. Sì, naturalmente non credo che sia in pelle, però è il mio traghettatore tra il mio vecchio portafoglio, sempre di Carpisa probabilmente, e quello nuovo che voglio prendere un po' più pregiato. Non ho un grande amore, l'ho sempre detto, per borse, scarpe e portafogli.
Per un semplice fatto, borse e scarpe non lo so perché, però ne uso sempre una o due, ne faccio girare una o due e non di più, a meno che non vado a cena e quindi uso la Clash, eccetera, eccetera. Ma quando sono con mia figlia, com'è possibile con una bambina che ti chiede l'acqua, ti dà le cose, è impossibile avere borse piccole. E comunque, portafogli tendenzialmente è proprio una non passione, ma adesso mi sono un po' stufato, voglio avere uno bello e quindi dici perché hai comprato questo? Perché voglio aspettare un attimo e meditare su cosa comprare, quindi 7 euro li potevo investire. Carino, mi piace da matti, prezzo competitivissimo. Poi passiamo a un acquisto. Beh, allora vi parlo dopo degli acquisti che non ho fatto a Sfarmilano. Sono andata al negozio della Pupa. Negozio della Pupa, ragazze mie che amate il trucco, chapeau, nel senso che ci sono degli ottimi sconti. Allora, è un rossetto della linea Volume, Pupa Volume, è numero 200 e avevo bisogno di un nude. Io ho un problema con i nude, non mi stanno mai bene, non so perché, ho un sottotono, non lo so, ho sempre grossi problemi con i nude e adoro i nude. Il packaging è carinissimo, packaging così, numero 200, vi volevo fare uno swatch, mi piace molto. È un, non so se si vede bene, aspettate che ve lo faccio vedere bene, è un nude con una punta leggermente rosata e su di me stanno molto bene quelli con la punta rosata, non deve essere spento nel marrone perché divento un cadavere. Io ho trovato la numero 004, la matita che ho provato in negozio, la 004 è ancora chiusa nella sua cartina, magari se riuscissi a togliergliela ve la farei anche vedere, è esattamente lei, mamma mia che caos che sto facendo, vi faccio una riga di fianco, è esattamente lei, cioè capite? È perfettamente lei. Adesso mi sto un po' dando alle matite per delineare, come vedete bene, l'arco di Cupido e mi piace un sacco delineare l'arco di Cupido in modo tale che non abbia le labbra poco delineate come effettivamente sono, non ho le labbra ben definite. Ottimo, 2 euro. Ce l'ho lo scontrino? Dai che ce l'ho. Pupa. Allora, matita, Poppy Viola Mascara, Easy Liners, l'ho pagata 2,50 euro, mentre il rossetto 7,90, che è quello che costava di più, e poi ho preso una bellissima mini size, mi era finito il mascara. Anche qui sono in una fase di traghettamento tra nuovi e vecchi mascara. Anzi, se avete un mascara nuovo da consigliarmi, consigliatelo. Ho preso un piccolo Pupa Vamp da usare per un pochino, non lo so. Avevo voglia di riprovarlo anche perché mi piace molto, tanto lo devo usare. Non ditemi che c'è, no, c'è il. Ero convinta che non ci fosse il senza occhiali. Per fortuna questa settimana la visita anche dall'oculista perché inizio seriamente. Io adesso non è che voglio fare la tragica e c'ho questo, c'ho quest'altro. Ho una malattia agli occhi, oltre che essere ciecata, probabilmente per l'età, perché ci sta tutta con i miei anni. Nel senso che alla mia età sto cercando di divagare, ma non ce la faccio ad aprirlo. Comunque, se usate, ce la faccio. Ho una malattia agli occhi, è una malattia degenerativa per cui sono stata operata e per fortuna ho recuperato un pochino, ma sono veramente ciecata, cioè dall'occhio sinistro ho esattamente, adesso ne ho 6, 7 decimi, sono arrivata a 3, 4, quindi. Ha questo scovolino che mi piace molto perché è più definito dell'altro, del nuovo Pupa Vamp, quello nero, che è molto volumizzante, ma non mi piace. E quindi questo l'ho pagato esattamente 4,90. Sono contentissima perché sempre voglio traghettare verso un nuovo mascara, di cui aspetto consigli. Consigliatemi un buon mascara. Poi, bellissimo negozio della Coin Casa, ho comprato questo carinissimo contenitore. Notate che è 60% di sconto, costava 7,90 euro. Io l'ho pagato anche con lo sconto carta Coin. Portatevela sempre, dito il nome, 2,53 euro. Allora, ragazzi, ho una notiziona da darvi. Presto farò il mio non home tour, ma bedroom tour, no, nel senso che voglio farvi vedere la mia camera da letto perché avrà delle grosse novità, grosse, grosse, belle, 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 sono felicissima. Quindi vi farò il mio primo tour, il mio primo telecamera in mano e sono felicissima perché voglio anche dei consigli e degli aiuti perché cambierò completamente l'armadio, avrò bisogno di scatole e cose del genere. Felicissima. Non parliamo di Scalo Milano, ma ho comprata da OVS questi due pennelli. Un pennello angolato perché voglio rimettermi in ballo a mettere l'eyeliner, quello in gel che mi insegnò la mia insegnante di, scusate, gioco di parole, di make-up. Quindi diciamo che ho preso un pennello di questa marca, che di la verità è costato 4,90, beh che è poco, della marca Brush Addict, sì, Brush, si dice Brush, Brush Addict, The Pink One. Ok, la confezione è questa, fa 3000 riverberi. E quindi ho preso un angolato, questo sarebbe da sopracciglia anche come pettinare, eccetera, eccetera, ma io lo userò per mettere l'eyeliner.
oppure anche nella rima inferiore dell'occhio, perché io ho le ciglia lunghissime. E poi ho preso un bellissimo pennello a penna, perché mi manca un pennello a penna che serve sia per l'angolo dell'occhio, ma anche sempre per la parte inferiore. E volevo, mi sono appiccicata al rossetto ovunque, sono un po' sbadata, e volevo iniziare a usare questo. Ultima ma non ultima, mi è caduto un pennello, volevo provare questa nuova linea, se qualcuno la conosce, di maschere, e ho iniziato, l'ho trovata da Caddis, e volevo provare questa marca di maschere, sto facendo parecchie maschere. Insomma, questa piccola haul un po' lunghettina per dirvi, lunghettina per quanto ho parlato, per dirvi che a Scalo Milano vale la pena, vale un giro, ci sono soprattutto un sacco di sconti sugli sconti, quindi andate a farci un giro se avete voglia, un sacco di negozi, jeans, vestiti, bellissimo, Levi's piuttosto che, ma bellissimo Twinset, Dixie, bellissimi negozi, io ho un progetto di prendere delle cose un po' più primaverili, quindi per ora non ho bisogno di nient'altro. Sono contenta di avervi fatto vedere questo, che è un portaoggetti in cui che metterò nel mio futuro armadio, perché, oppure sulla scrivania, poi vedremo, perché questo nuovo camera prenderà veramente una nuova forma, non vedo l'ora anche di trovare i quadri giusti. E niente, vi mando un super abbraccione, un grandissimo abbraccione e bacione, vi auguro il meglio, spero che sia una bellissima settimana, sto filmando di domenica, e vi auguro veramente ogni bene. Ciao bella gente, iscrivetevi se avete voglia, sempre questo pollice in giù, attivate la campanella e se avete voglia mettetemi dei commenti, vi aspetto. Ciao!